Ti partiamo subito dall'ultimo singolo, Rambla. Allora, innanzitutto hai collaborato con Gaemon, insomma. Sì, Complimenti, congratulazioni, insomma, tutto quello che vuoi. Allora, mi racconti un po', questo singolo ha un messaggio molto positivo. Quindi se mi racconti un po', ecco. di qualcuno che prende la vita così, insomma, la prende subito, non si fa sfuggire le cose, no? Un po' come Carpe Diem, che bisogna festeggiare la vita, soprattutto quando si fa, cioè noi ci impegniamo tutto l'anno, si lavora, si impegna, si investe emotivamente parlando. Cioè, gira tutto intorno a quello che dobbiamo fare per crescere, quindi l'impegno. Ed è anche giusto ritagliare del tempo per festeggiarci, per festeggiare quello che facciamo per noi, per gli altri. Ed è un momento che in realtà è collettivo. E a me piace festeggiare, mi piace andare a ballare, mi piace uscire con i miei amici, dobbiamo ridere, cioè bisogna prendere la vita quando è possibile nel lato migliore, E questa collaborazione con Gaemon, appunto. no? È nata anche un po' per caso, in realtà ci siamo trovati a cena, io lo stimavo già, poi mi è capitato in primavera in radio di sentire un temporale, me l'ho cantata, ricantata sotto la doccia, una idea, quindi gli ho detto ma che ha fatto, cioè, un pezzo fighissimo, l'avrei voluto cantare tantissimo, l'ho trovato, e ho detto, vabbè, senti. Te lo dico, è un piacere lavorare con te. Non sapevo perché poi comunque venendo da due mondi così distanti non è detto che ci si incontri. Invece lui molto umile, ha ascoltato il brano, abbiamo parlato di musica, mi ha fatto ascoltare cose nuove e sono stata molto felice del responso così positivo. E quindi Rambla, eccola, con un connubio di cose positive che si sono create. Senti, a Sanremo ci torneresti? Molto volentieri, sì, è stato un palco importantissimo. Da lì ho capito ancora ulteriormente altre cose. Mi piacerebbe portare quello che ho capito, le mie cose, cioè, c'è sicuramente qualcosa in più.